Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi è mercoledì 22, 22 aprile 2015. E questa è la rassegna stampa di Fano TV, come sempre sul canale 17 del Digitale Terrestre. Rassegna stampa che da qualche giorno va in replica fino alle 8 e mezzo del mattino, ogni 15 minuti. Questo per andare incontro anche alle richieste, alle esigenze di molti che si svegliano, si preparano per andare al lavoro o per uscire in diversi momenti della giornata in quell'arco eh, di tempo e quindi abbiamo dato questa opportunità di seguire, di leggere i giornali insieme a noi. Prima però guardiamo il calendario, oggi è Santa Capito I, Papa, il sole è sorto alle 6.13 tramonterà alle 8 di sera, vediamo il tempo, ecco la fotografia eh, di Fano che eh, è con una giornata di sole, con il sole per eh, quanto riguarda la giornata di oggi oggi e domani ci sarà il sole le temperature vedi, anche, vedete ancora oggi alle 7 e mezza eh, insomma 10 gradi ancora di più rispetto, rispetto a ieri anche se il tempo si guasterà perché poi come vedremo tra un istante venerdì arriva il tempo brutto oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso temperature lieve aumento per domani giovedì 23 ancora nuvolosità variabile sia sulla costa che nell'entroterra poi ecco venerdì 24 aprile il tempo sarà inizialmente sereno con un rapido aumento delle nuvole okay Nelle ore centrali seguiranno poi schiarite dalla serata. Nel pomeriggio avremo rovesci o temporali sparsi sul settore centro-settentrionale della regione, con fenomeni in esaurimento in serata. Le temperature sono stazionarie nei minimi, in lieve diminuzione anche nei valori massimi per effetto ovviamente del cattivo tempo. I venti saranno di brezza leggera, ottesa dai quadranti meridionali, il mare quasi calmo o poco mosso. Per i prossimi giorni, la tendenza per i prossimi giorni sarà di condizioni di generale miglioramento. Con un transito di nuvole stratificate alternate ad ampie schierite per il fine settimana. Dunque non sarà sole pieno e quindi eh, ci sarà qualche, qualche nuvola. Allora, ieri la notizia eh, diffusa nel corso della mattinata, eh, soprattutto a Pesaro, dove eh, questa maestra insegnava in una scuola elementare la notizia della morte di eh, Livia, la maestra Livia, allora, eh, i giornali naturalmente parlano di questa tragedia. Ciao, maestra. Il pianto degli alunni, disperazione all'uscita della scuola. La 56enne morta ieri, striscione applauso eh, triste dopo la campanella. Eh, troppo grave, purtroppo l'ematoma alla testa. I medici avevano tentato eh, l'intervento chirurgico. La maestra, avete in questo scatto eh, fotografico, maestra. Che raccontano all'uscita di scuola era una che si faceva coraggio sempre, anche se di tempeste nella vita ne aveva avute. E il dibattito: sapete la cronaca, la, questa donna di 56 anni è morta in un incidente stradale, è stata investita sulle strisce da un, un automobilista eh, molto avanti con l'età, aveva ah, 93 anni e eh, il dibattito il dibattito su, su questi anziani al volante il problema degli anziani al volante per il Carlino eh, questo è il titolo la sola visita oculistica dicono non basta un'autoscuola eh, dice servirebbe il certificato come per i neopatentati eh, parla Maria Barbara Bassani assurdo che per un diciottenne serva l'anamnesi e per il rinnovo di un settantenne invece no parla però anche uno che eh, alla sua età ancora corre, vince, eh, fa tanto sport, eh, sicuramente lo riconoscerete: il nonno campione. Eh, se al prossimo rinnovo da patente mi bocciano, dice me ne farò una ragione perché lui ancora guida. E diciamo che. Fino a un paio di anni fa, per gli ultra ottantenni che dovevano rinnovare la patente, era obbligatorio farsi esaminare dalla commissione medica locale composta da almeno 4 o 5 persone. Poi la legge è cambiata e ora, un ultra ottantenne che debba rinnovare la patente in assenza di patologie certificate o comunque evidenti a prima vista, può riuscire ad ottenere il rinnovo o dal medico dell'ASL o dal medico autorizzato dall'autoscuola di fiducia, strada scelta dai più e quindi eh, insomma però adesso sicuramente come vedremo anche tra poco sugli altri quotidiani anche perché mi pare che sia Lara Ricciat andiamo a vederla qua subito eh, che ha chiesto eh, che ha chiesto eh, anzi no, l'altra la, 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 senatrice la Camilla Fabbri. Vabbè, ci arriveremo tra un attimo. Andiamo ancora, torniamo sul resto del carino perché da Ostia arriva la notizia di un pesarese trovato morto. In casa accanto alla sua donna è eh, Massimo Ballarini, 47 anni. L'uomo trovato morto in un appartamento di Ostia accanto a Daniela Bosco, 41 anni, anche lei deceduta. Eh, probabilmente, forse, eh, sono stati uccisi da un overdose. Aveva appunto, come già detto, 47 anni. Poi, per quanto riguarda. Sempre la pagina di Pesaro, spaccio di droga, 21enne arrestato aveva venduto Ashish a due ragazzi che l'avevano nascosta nell'auto. Da Fano invece la politica in primo piano con le regionali. Forza Italia, questa volta si spacca davvero. Il direttivo azzurro fanese boccia l'alleanza con la lista di Gianmario Spacca, Marche 2020. Troppi rancori, scrivono. Impossibile per gli azzurri fanesi correre al fianco dell'attuale presidente della regione eh, Giammario Spacca e di eh, nuovo centrodestra. Ad, aggra ad aggravare ulteriormente la situazione il fatto che i fanesi di Forza Italia si troverebbero a fare campagna elettorale con il consigliere regionale Carloni a cui attribuiscono la responsabilità di aver determinato con la sua candidatura a sindaco alle comunali del 2014 la sconfitta del centrodestra. Andiamo avanti, c'è la notizia anche sul carino di questa mattina: sul, la notizia del camion che ha tamponato un mezzo dell'ANAS, ferito un uh, operaio, lo schianto sulla superstrada, la vittima è un 45enne eh, di eh, Piobbico. Il fatto è venuto ieri mattina intorno alle 10.50. Poi aggressione e baby gang. C'è voglia di sicurezza, lo chiedono i residenti e anche le forze politiche. Eh, Lara Ricciatti, la parlamentare, ha già presentato un'interrogazione al Ministero dell'Interno: più forze di polizia, dice la Ricciatti. Ho chiesto ad Alfano di reintegrare il personale che è andato in pensione. Eh, ancora dal resto del Carino, l'ultima pagina eh, che eh, prendiamo in esame questa mattina c'era una volta una copertura per San Francesco. Il vice sindaco Marchegiani pensa ad un progetto, quello di coprire l'ex chiesa che si trova di fianco praticamente al municipio. A rilanciare il dibattito è lo stesso assessore alla cultura, lo ha fatto qualche giorno fa durante la presentazione del bilancio comunale 2015, indicando tra i progetti futuri del suo assessorato la copertura appunto di questa splendida chiesa. Dal Corriere Adriatico è morta la mamma travolta sulle strisce, Livia Cardinali non ce l'ha fatta, lascia il marito e due figli, domani il funerale ai cappuccini, il magistrato non ha disposto l'autopsia, la dinamica del sinistro non lasciano dubbi. Patente agli over 80, Camilla Fabbri dice norme da rivedere. In discussione al Senato ci sono due provvedimenti, il primo lo stiamo discutendo in Commissione Lavori Pubblici, all'esame c'è la riforma del codice della strada, la revisione del sistema sanzionatorio e poi in Commissione Giustizia si sta invece affrontando il caso di un inasprimento delle pene per reati stradali. Guardate questa fotografia da Monte Cassiano, un incidente shock che si ribalta con il tir, grave l'autista, un 61enne pesarese. Lo schianto lungo la strada tra San Bucheto e Sant'Egidio a Macerata. Altra beffa dalla regione, in alto, qua sulla pagina di Pesorbino del Corriere. Uh, Ricci accusa Spacca, ha tolto i fondi ai ripascimenti delle spiagge, noi stanziamo 100.000 euro. Sotto invece, da Fossombrone, guerra aperta ai piccioni, postazioni per la cattura, operazione salute pubblica a Fossombrone. Da Fano invece, eventi, questa volta si gioca d'anticipo, dopo le polemiche degli scorsi anni è online il calendario del Comune. Marchegiani parla di griglia per evitare sovrapposizioni. Molte le riconferme come la fanno dei Cesari, ma l'agenda è ricca anche di belle novità. Giardino alla Corte Manatestiana, Guzzi, l'ex sindaco, scelta totalmente sbagliata, era il cuore pulsante delle attività artistiche, musicali e estive della città. Senza corrente, eh, rabbia dei commercianti, oggi l'Enel ha annunciato la sospensione della fornitura dalle 8.30 alle 14.30, in malora le scorte in frigo e nessun ricavo. Ancora dal uh, Corriere Adriatico, un paese, siamo a Villa, no, Mil Montemaggiore al Metauro, un paese tormentato dall'oscurità, l'impianto obsoleto crea problemi all'illuminazione. Alesi dice e assicura eh, un intervento, eh, per, pur con il necessario distinguo, Mor Montemaggiore fa di tutto per non essere un paese al buio. Eh, poi sotto Giorgia, Giorgia il sindaco con le scarpe da ginnastica ricorderete eh, l'iniziativa del sindaco Massimo Seri che ha voluto eh, Giorgia al suo fianco per un'intera giornata proprio per darle la possibilità di vedere che cosa fa un sindaco durante eh, una giornata tipo e ha iniziato il debutto è stato per questa studentessa dell'Olivetti Giorgia che tra l'altro racconta oggi il suo, primo, il suo giorno da Primo Cittadino e scrive in fondo, alla, già dice, la mia giornata con il sindaco di Fano si è conclusa con l'intervista a Fano TV per il programma Primo Cittadino dove in diretta ho potuto raccontare le mie emozioni per un giorno così speciale che non dimenticherò. Adesso andiamo sul messaggero, anche qui la politica in apertura spacca l'ultimatum del PD, dimettiti entro 48 ore o ritiriamo gli assessori. Vabbè. Ritiriamo gli assessori, mancano 30 giorni, non è che eh, comunque vabbè, è una scelta eh, politica, è un'operazione politica, è un segnale politico ovviamente, perché ritirare gli assessori a un mese dalla fine della legislatura è come, dire, è come dire non fare niente, è uguale, è la stessa cosa. Eh, il governatore dice siete irresponsabili, vado comunque avanti, mancato invito a Berlusconi, la Santa Che attacca, ieri sul Corriere della Sera eh, il governatore ha detto io non invito Berlusconi, la Santa Che che eh, legge il Corriere della Sera replica eh, e dice insomma attacca comunque eh, il presidente spacca, eh, che dice campagna senza leader nazionali, sotto tempo stabile e soleggiato domani eh, variabile, poi venerdì abbiamo visto il maltempo, invece eh, Magnini, Filippo Magnini, campione di nuoto, una nuova primavera per lui, ma dopo Rio dice penso che mi ritirerò, il campione reduce dalle medaglie di Riccione, ospita il Panathlon per una serata tutta dedicata al nuoto. Le pagine interne, il Presidente non invita Silvio, la Santanchè prende le distanze, Gianmario, il nostro è un progetto legato al territorio che non ha bisogno della luce riflessa di leader nazionali, il tweet della deputata, lui vuole gli azzurri, ma non Berlusconi, mi auguro che non sia più il nostro candidato. Addio al centro del riuso a Pesaro, così rinasce l'area di Via dell'Acquedotto. Corsa contro il tempo per salvare le spiagge, il comune stanzia fondi e accusa la regione. Morta la maestra travolta dal Novaltenne, il, i funerali potrebbero tenersi domani nella chiesa dei eh, Cappuccini. Il cordoglio della senatrice Fabbri dopo l'appello del PD di Pantano: norme severe, più str strade più eh, sicure. Pesaro Studi chiusura con speranza e dalla pagina di eh, Fano invece, mamma sotto sfratto. L'incubo si allontana, ma solo per un mese. La donna e i due figli hanno ottenuto una proroga fino al 28 maggio prossimo. Senza lavoro, non riesce a trovare i soldi per pagare l'affitto dell'abitazione. La deroga è stata resa possibile grazie all'intervento del Comune con l'Assessorato alle Politiche Sociali. Poi, per chiudere, niente elettricità questa mattina, i negozianti in rivolta. I negozianti del centro storico, il distacco programmato per questa mattina in centro scatena le polemiche poco preavviso, dicono. Poi chiudiamo con i cattolici e la crisi del lavoro se ne parla con il vescovo, se ne parla eh, stasera alle 18 nell'Aula Magna dell'Istituto Maestre Pievenerini Venerini in via Montevecchio 59. L'incontro è un invito rivolto a tutte le persone, le organizzazioni, i movimenti di ispirazione cristiana a riflettere sui temi del lavoro, dell'impresa e dell'economia in generale alla luce dei principi della dottrina sociale cattolica. Interverrà il Vescovo Trasarte. Tutto. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa che torna domani mattina alle 7.30, questa sera invece alle 8.30, alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla notizia. Buona giornata a tutti.